noi sosterremo, se c'è questa possibilità, all'interno di una coalizione, un candidato che abbia le spalle larghe, molto larghe. La corsa alle amministrative si arricchisce di un nuovo capitolo a Brindisi. Il consigliere regionale Fabiano Amati annuncia nel corso del telegiornale di Antenna Sud l'intenzione di Azione di scendere in campo, ponendo come condizio sine qua non la scelta di un candidato sindaco con esperienza amministrativa e con le spalle larghe. Niente giri di parole però. Amati fa nomi e cognomi. Piacciono Giuseppe Marchionna e Carmela Lomartire, due dei tre candidati valutati dalla coalizione di centrodestra che nel frattempo rischia la spaccatura a causa della scelta di Fratelli d'Italia di puntare su Pietro Guadalupi. In attesa di chiarimenti e confronti da Roma, però Amati detta le sue condizioni. Se mi dite tra i nomi che circolano chi appoggerebbe Azione, io vi dico che Pino Marchionna sarebbe gradito, Carmela Lomartire sarebbe gradita. Ma sta dialogando con i partiti di centrodestra? Guardi, io non partecipo, ma anche perché diciamo sono allergico ai tavoli, tavolini, caminetti, anche perché so che si organizzano sempre per prendere tempo. Adesso il problema è scegliere il candidato sindaco, questo è il problema. Tutti quelli che fingono, che si riuniscono per chissà che cosa, è una finzione.